amici, come state? Avete voglia di un'altra delle mie ricettine gratificanti? Sono pronta, spara! In questo video voglio farvi vedere come fare una vinaigrette speciale. Una vina che? Una vinaigrette! Ah! Il termine vinaigrette è il diminutivo del francese vinaigre, cioè aceto. La vinaigrette è un condimento a base di olio, aceto, sale e pepe per l'insalata, ma questi ingredienti io li considero solo una base, perché poi mi sbizzarrisco in tanti modi, con sostituzioni o aggiunte, insomma cambiamenti che rendono i condimenti delle mie insalatone e dei miei piatti sempre speciali, nutrienti e leggeri. A me piace creare sapori contrastanti che esaltano il gusto delle verdure e degli altri ingredienti. Ma non solo, aggiungo sempre un super cibo che rende la mia vinaigrette qualcosa di veramente super nutriente, in grado di accendere il metabolismo e apportare anche antiossidanti che ci aiutano a restare giovani e attivi. E il condimento diventa un veicolo di fantastici nutrienti. Io di solito metto un po' di questo, un po' di questo, un po' di quello, un po' di quest'altro, un po' di tutto, così non manca niente. Ma no, non fate come quelli che buttano tutti gli ingredienti insieme solo perché pensano che facciano bene alla salute e pensano di fare così il pieno di nutrienti. Come dico sempre, ci vuole logica e anche gusto. Ecco come faccio io. Ora vi do qualche esempio, poi chi vuole altre ricette ne trova diverse, buonissime, originali nel mio ebook in descrizione qui sotto. Allora, io ricreo questa base con altri ingredienti che sono olio di oliva, salsa di soia al posto del sale, non tanta, e succo fresco di limone al posto dell'aceto. Per le quantità dipende da quanti alimenti dovete condire, comunque sempre più olio di oliva, meno salsa di soia e meno succo di limone. Mescolo bene e la mia vinaigrette di base è pronta. A questa posso aggiungere a piacere zenzero fresco grattugiato, uno dei miei super cibi preferiti, antinfiammatorio e antisettico, o cumino in polvere, che considero un altro super cibo con proprietà toniche e digestive. Oggi metto un po' di zenzero perché mi fa piacere avere un po' di piccantino. Ovviamente più zenzero metto, più è piccante. In realtà ne basta veramente poco. Possono essere già tre condimenti diversi, freschi, aromatici, saporitissimi, ricchi di enzimi vitali e sostanze benefiche per volerci bene. E subito un'altra ricetta per voi. Olio di sesamo questa volta, ricco di antiossidanti, vitamina E, sale rosa dell'Himalaya, succo di arancia, un po' di scorza d'arancia e una punta di cucchiaino di cumino. E diventa un condimento fresco e pungente insieme, ricco di vitamine, minerali, energetico e rigenerante. Ancora una ricetta, Simona, dai! Va bene, olio di oliva, acidulato di riso al posto dell'aceto, sale alle erbe mediterranee, erba cipollina che potete mettere fresca o secca come preferite e una punta di cucchiaino di coriandolo. Il coriandolo in polvere è il mio super cibo ricco di proprietà antiossidanti e digestive. Così vi abituate a usare le spezie e restate leggeri, soddisfatti e nutriti. Conosco tantissime ricette che trasformano i miei piatti e la mia insalatona quotidiana in un'esperienza di sapore e nutrimento, con tanta leggerezza e freschezza, come piace a me. Ho descritto le migliori nel mio ebook che trovate qui sotto nell'info box.
Bene, se trovate anche voi queste idee sfiziose e super semplici da realizzare, con un occhio al gusto e uno alla salute, mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Condividete e iscrivetevi al canale con un click, così è facile, e attivate la campanella delle notifiche. E noi ci vediamo al prossimo video, naturalmente. Ciao! La vinaigrette è un aceto... Ancora! È un condimento...